Sette giornate, 2 punti. Come vivete questo inizio di campionato? Sapevamo che sarebbe stato difficile perché comunque avevamo un inizio tosto, sicuramente avere qualche punto in più per la fiducia, per continuare a lavorare e insistere sulle nostre idee avrebbe fatto bene, però sappiamo che comunque le partite da vincere sono quelle che adesso avremo, i vari scontri diretti, un po' di rammarico c'è, ma con la serenità che comunque, a parte con la Lazio che è stata una giornata no, abbiamo sempre fatto le partite nel modo corretto. Ecco, con la Lazio, hai detto anche tu, è stata una giornata no, ma è stato anche un passivo pesante. In questi giorni, come l'avete assorbito nel gruppo, il risultato? In realtà, come abbiamo assorbito, sappiamo che abbiamo fatto bene i primi 20 minuti. Dopo il secondo gol, abbiamo perso un po' probabilmente di fiducia. La prima volta che prendevamo due gol così in poco tempo. Però siamo un gruppo nuovo, tanti giocatori stranieri, perciò comunque non è neanche facile anche la comunicazione in campo di non, magari non mollare, di rimanere concentrati. Perciò siamo avuto un momento di smarrimento, perciò la partita non è poi andata come doveva. Dobbiamo resettare e pensare comunque che le altre 6 le abbiamo fatte bene, gli stessi primi 20 minuti con la Lazio avevamo interpretato la partita nel modo giusto, perciò di continuare a lavorare in quel modo lì, sapendo che comunque può succedere di prendere gol e non ci si deve sicuramente sfaldare alla prima difficoltà. Ecco, quanto è difficile passare da una rigida difesa 4 come quella dell'anno scorso a una difesa 3? È un modo completamente diverso di giocare, di interpretare le partite, perché oltre a essere a tre è a uomo, perciò è proprio un modo completamente diverso. E all'inizio il mister ha insistito tanto, soprattutto con chi c'era l'anno scorso, perché avevamo proprio una mentalità diversa, ma pian piano comunque sono 2 mesi e mezzo che ci lavoriamo e penso che si vede in partita, eseguiamo molto bene, secondo me, quello che ci chiede il mister. Poi, e comunque, anche se è tutto uomo, è conoscerci coi compagni, anche se comunque ognuno ha proprio riferimento, e quello ancora purtroppo a chi è arrivato a fine mercato e tutto, dobbiamo ancora conoscerci. E in Serie A anche un difetto di comunicazione, qualcosa detto dopo, rischi di prendere gol. Squadra e soprattutto per te una difesa multietnica. Come ti trovi con compagni stranieri? Anche proprio con Locosvig che all'inizio non sa, cioè non sa ancora bene l'italiano, come ti trovi? No, ma in realtà è una delle prime esperienze perché anche a Verona magari avevo situazioni dove avevo compagni anche asiatici, comunque con problemi di lingua, però non mai così tanti, perciò è una bella prova anche per me perché comunque posso affinare un po' il mio scarso inglese e è difficile perché comunque la comunicazione nel calcio, poi io per come gioco io, è importante, soprattutto per un difensore. Però loro si stanno impegnando tanto per cercare di imparare italiano, ma anche per conoscerci al di fuori del campo. E apparentemente magari hai fatto l'esempio di Locosvili, è un ragazzo che sembra timido, invece è un giocherellone, perciò è pian piano conoscere i compagni, sapere i difetti, i pregi, caratteristiche caratoriali. Come vi state preparando per la ripresa, che c'è il Lecce, che è subito uno scontro diretto. Stiamo lavorando forte adesso, mancando comunque dei nazionali, che anche questa è un po' una cosa nuova, tanti, e stiamo lavorando tanto sull'intensità, su lavori fisici, per poi settimana prossima preparare al meglio la partita. Pian piano rientreranno anche tutti con il Lecce, sapendo che è il primo vero scontro diretto e dovremo sicuramente affrontarlo nel modo giusto. Tu hai fatto tante volte il terzino, l'hai fatto l'anno scorso, l'hai fatto. Quest'anno ti trovi meglio in mezzo, insomma, le volte che giochi in mezzo, riesci a dare quelle che sono le tue caratteristiche, le metti in campo perché anticipo, colpo di testa, sono perché valgono. Ecco, quanto è difficile in Serie A fare il terzino, ricordo la Fiorentina, la prima partita, tanto per fare un esempio, quindi è complicato fare il terzino in Serie A. È complicato perché in Serie B magari l'ho fatto tantissime volte con Bisoli, giochi un po' di esperienza, magari comunque c'hai delle tue armi dove puoi magari con un po' di furbizia cercare di limitare anche giocatori più piccoli. In Serie A
C'è anche un motore proprio diverso, perciò lì magari a campo aperto, 50 metri, non ho le caratteristiche per stare dietro a quel tipo di giocatore. Poi ci sono magari altre partite dove non c'è un esterno vero e proprio, il terzino lo posso anche fare. Poi un po' dalle caratteristiche dell'avversario che incontri, però Serie A e Serie B a livello di qualità è nettamente diverso. Sei partito e hai già fatto, diciamo, il primo gol in Serie A. Dopo qualche partita panchina, però in difesa bene o male girate. Com'è questo tuo inizio di campionato? Io sono contento perché il mister mi sta dando l'opportunità, ho giocato 5 partite, 2 sono subentrato, ma ho giocato comunque tanto, cioè non posso assolutamente dire niente, anzi è stato personalmente un inizio positivo, ho fatto più ruoli, non mi sto mettendo a disposizione della squadra e comunque siamo tanti, siamo in 6 difensori centrali, perciò avremo tutto il modo di dare una mano. Sei tornato in Serie A, mancavi da qualche anno. Che campionato hai ritrovato? Se è cambiato qualcosa? Il livello è più alto oppure. Più o meno mi sembra di aver trovato più o meno lo stesso campionato, un po' cambiato a livello di gioco. Adesso, come giochiamo anche noi a uomo, ci sono molte più squadre che giocano a uomo rispetto magari a 4-5 anni fa. E poi cioè, ci sono tanti giovani, che magari anche giovani, sia italiani che stranieri, che hanno tanta gamba, tanta qualità. E per noi difensori è un bel banco di prova. Magari prima c'erano più punte centrali fisiche, così adesso quello un po' meno, e ci sono più giocatori rapidi e di gamba. Sono arrivati tanti stranieri, però alla fine 3 gol sono dalla passata stagione. Il tuo, Sernicola, Valeri. Valeri è sempre fra i migliori in campo, Sernicola se la sta cavando bene, quindi insomma il nucleo funziona ancora, il vecchio nucleo. Assolutamente, la società ha fatto questa scelta di cambiare tanto, ma quelli che ha ritenuto pronti per la Serie A, siamo presi super in considerazione e stiamo dando una grossa mano, e penso che anche quelli che magari fino ad oggi hanno giocato un po' meno di quelli che sono rimasti potranno dare, perché comunque abbiamo dimostrato l'anno scorso con la cavalcata che abbiamo fatto che comunque le qualità ci sono. Poi c'è, cioè, chi più, chi meno, magari il modulo è un po' più penalizzato, un po' più avvantaggiato, però comunque sicuramente abbiamo dimostrato che la Serie A la possiamo fare anche noi. Degli attaccanti che hai dovuto incontrare, qual è quello cioè, che ti ha dato più problemi? Problemi. Io sono un fan, diciamo, di Dzeko, mi piace molto come giocatore perché è fisico, veloce, qualità, perciò è un giocatore veramente completo ed è difficile da marcare. E poi Immobile direi che lo conosciamo tutti, perché appena mezzo metro ti fa gol. Ecco, io ti chiedo col mister che rapporto hai e come ti trovi? Oh, mi trovo bene anche in questi giorni qua, il mister sta parlando un po' con tutti per sapere un po' dopo 2 mesi di lavoro come vanno le cose, perciò siamo un rapporto schietto con tutti. Il mister cerca di inculcare le sue idee e trasmettere la passione che ha per il calcio, e non è facile anche per lui, perché comunque avendo appunto tanti stranieri è difficile trasmettere empatia e passione se uno non cioè non recepisce bene quello che dici, perciò anche per lui non è semplicissimo trasmettere, però c'è un rapporto, c'è serenità in spogliatoio e lo seguiamo tutti. In un modulo come questo, in cui i centrocampisti sono impegnati a marcare gli avversari, i lanci devono essere fatti o dal portiere o dai difensori, è così. Quindi, va a superare il centrocampo con il lancio lungo, spesso e volentieri crea qualche problema, il difensore non sempre è pronto a fare questo tipo di gioco, anche se tu sei uno di quelli che lo fa di più. Sì, però dipende tanto, è vero, perché giocando così a uomo noi marchiamo loro uomini, ma ti ritrovi a avere poco spazio a centrocampo. Sono cose che poi vanno un po' codificate, sempre il solito anche il discorso che ho fatto prima, cioè l'anno scorso quando avevo palla
buon aiuto, sapeva benissimo che quando alzava la testa lui che movimento da fare. È un discorso di conoscersi, e solo che purtroppo la Serie A non ti dà il tempo troppo di avere tempo tranquillo. Perciò adesso abbiamo 2 settimane dove purtroppo tutti quelli che sono in nazionale sono nuovi, però anche con chi è rimasto cerchiamo di conoscerci e di capire bene le caratteristiche di ognuno di noi. Però sì, assolutamente è una cosa che comunque è uno svantaggio da una parte, perché sicuramente se la palla arriva ai centrocampisti hanno più qualità o comunque visione di gioco, però dall'altra è una mossa in più che abbiamo per poter far male agli avversari se fatta nel modo giusto.